Il viaggio comincia nel bicchiere e finisce su strada, a piedi, in bicicletta, in moto, a cavallo, in auto. Ogni anno visitano il Veneto più di 16 milioni di persone. Sono attratte sì da Venezia, dalle città d'arte, dalle spiagge, dalle colline della pedemontana e dalle Dolomiti, ma anche dalle tante eccellenze dell'enogastronomia locale. A fare da biglietto da visita itinerante, da ambasciatore d'eccezione, è proprio il vino prodotto in regione, capace con i suoi profumi di raccontare la magia del territorio che gli dona i Natali. Sembra che il nostro stand sia tra i stand più frequentati. Questo è a dimostrazione che l'abbinamento forte su cui stiamo puntando da qualche anno tra territorio, vino e turismo è un'aggregazione vincente. Noi vogliamo far sì che i 16 milioni di turisti che ogni anno visitano il nostro territorio diventino potenziali ambasciatori dei nostri vini nei loro paesi d'origine, perché questa è la possibilità di sviluppare delle iniziative di promozione in un territorio che già conosce il nostro prodotto. Quale vetrina migliore di Vinitaly dunque per presentare un evento che porterà in regione migliaia di sportivi e di turisti? Ben 4 tappe del Giro d'Italia infatti toccheranno il Veneto. Io credo che l'enogastronomia italiana sia uno delle eccellenze del nostro paese, credo che il Giro d'Italia altrettanto lo sia e credo che l'uno sia utile all'altro e che uno sia utile per promuoverlo, assolutamente sì. D'altronde il governatore della regione Veneto già da ministro aveva promosso proprio attraverso il MIPAF l'esposizione dei prodotti durante il Giro d'Italia. Si comincia il 21 maggio con la 12ª tappa che parte da Imola e arriva a Vicenza. Il giorno successivo invece vedrà la corsa andare da Montecchio nel Vicentino a Jesolo sul litorale veneziano. La tappa 14 a cronometro passerà tra le colline del Prosecco a Valdobbiadene nel Trevigiano il 23 maggio. Tocca invece a Marossica, in provincia di Vicenza, salutare il Giro il giorno successivo che con la 15ª tappa si sposterà in Trentino, a Madonna di Campiglio. Giro d'Italia che da sempre fa tappa in Veneto, anzi ne fa più di una, che ci permette di andare in mondovisione perché il Giro d'Italia è diventato una manifestazione di interesse internazionale. Questo dovrebbe aiutarci anche a far sì che il Veneto, Vicenza in particolare, possa portare a casa un risultato, un obiettivo molto importante, quello di organizzare i mondiali di ciclismo nel 2020. Il Giro darà modo di far vedere a milioni di telespettatori le bellezze del paesaggio veneto. Io credo che il ciclismo riesca a coniugare assolutamente in maniera eccellente queste peculiarità. Io credo che sia l'unico sport, e non me ne vogliono gli altri, che si può, come dire, in qualche modo può promuovere il territorio, le sue bellezze culturali e enogastronomiche come nessun altro sport, visto che si corre poi in mezzo alla gente, in mezzo alle strade d'Italia, in mezzo alle bellezze architettoniche del nostro paese. Ed è proprio in virtù dello stretto legame che unisce vino e territorio che Vinitaly è stato scelto dalla Regione Veneto anche per far conoscere il programma della Settimana dell'Ambiente, quest'anno in programma dal 23 al 29 marzo. Il suolo, la qualità delle nostre terre diventa un elemento fondamentale su quella che è la caratterizzazione soprattutto dei prodotti della nostra terra e quindi il tema del suolo diventa un tema principale di questa tornata della Settimana dell'Ambiente, una settimana che parte proprio da Vinitaly perché legare proprio quello che è la qualità della nostra terra, del nostro suolo rispetto poi a un prodotto di eccellenza come il vino diventa un elemento significativo anche di quella che è una certificazione che la Regione vuol dare proprio non solo del prodotto finale ma soprattutto di quello che crea il prodotto, quindi dal suolo e poi sicuramente l'acqua e tutte le altre risorse naturali che sono la prima attenzione che la Regione porta avanti per la tutela del nostro territorio. Il suolo del Veneto ha bisogno di cure costanti, per questo negli ultimi anni sono stati stanziati fondi ingenti per la tutela del rischio idrogeologico che in alcune zone è ancora alto. Quella riguarda la difesa del suolo, la difesa idraulica di un territorio che deve appunto riuscire a coniugare quella che è una gestione della risorsa acqua quando ce n'è tanta, quando ce n'è poca, ma soprattutto garantendo la sicurezza di un territorio che guarda soprattutto a
anche al mondo agricolo, a quel mondo produttivo agricolo che guarda con attenzione a quella che è una risorsa importante come l'acqua, soprattutto nella sua qualità, nell'abbattimento di tutti gli inquinanti, degli investimenti che si stanno facendo proprio per la depurazione delle acque, per garantire la riduzione dei nitrati, degli inquinamenti che poi incidono in maniera forte non solo sulla salute umana ma anche sulla qualità del prodotto. La settimana dell'ambiente, come di consueto, ha in agenda diverse attività dedicate alle scolaresche venete. Far capire al piccolo, al ragazzo, qual è il valore aggiunto che può avere l'ambiente con una semplice azione magari di conservazione della risorsa acqua, della risorsa dell'aria, è importante soprattutto anche per insegnare agli adulti, perché poi sappiamo quale sia la capacità di trasmettere questi insegnamenti da parte dei bambini agli adulti che molto spesso hanno meno attenzione.